Ciao a tutti, proseguiamo con, iniziamo, perché proseguiamo col discorso più, diciamo, di esempi sul discorso dei limiti di funzioni di due variabili. E abbiamo visto nel video precedente a questo, e vi ricordo, prima di guardare con attenzione questo video, guardate bene l'ultimo video, il numero 10, riguardante, le ultime considerazioni finali sul calcolo dei limiti di funzioni di più variabili, in particolare due variabili. Vogliamo iniziare con qualche verifica di limite, no? Come si fa nei limiti a una variabile, si inizia sempre così, anche perché l'abbiamo visto, può servire per poi a due variabili soprattutto calcolare alcuni limiti, perché alcuni limiti magari per non andare a cercare tutti i percorsi possibili, no? Per arrivare al punto x con 0, y con 0 è opportuno, può essere utile, più sbrigativo effettuare la verifica del limite. Verifichiamo che questo limite per x, y tendente a 0, 0 di x quarto fratto x quadro più y quadro sia effettivamente 0. Applichiamo la definizione di limite. Vi ricordo che la definizione di limite dice che limite per p che tende a p con 0 di f di p, pari a lambda, se comunque si fissi un epsilon positivo, esiste in corrispondenza naturalmente un numero dipendente da epsilon, delta epsilon positivo, tale che per tutti i punti xy che verifichino la relazione p con 0p in modulo compreso tra 0 e delta epsilon, cosa vuol dire questa relazione? Beh, P con 0p è la distanza. Che è la distanza? Beh, in questo caso sarà x quadro più y quadro sotto radice, no? E quindi esiste un delta epsilon positivo tale che per tutti i punti xy, tutti, e dico tutti i punti xy, che verificano la disuguaglianza 0 minore o uguale di radice di x quadro più y quadro, che è il nostro p0p minore di delta epsilon, ora risulta che cosa? Risulta che la nostra funzione, x quarto fratto x quadro più y quadro, che naturalmente andiamo a mettere in modulo, meno 0, sia minore di epsilon. Ora, x quarto fratto x quadro più y quadro, è evidente che è una funzione positiva al numeratore e positiva al denominatore. Ora, cancello qui questo che ho scritto, che è la definizione. Quindi in pratica dobbiamo provare che cosa? Dobbiamo provare, deve risultare che semplicemente senza il modulo, perché comunque è inutile mettere il modulo a un qualcosa che è positivo sia il numeratore che il denominatore, che x quarto fratto x quadro più y quadro sia minore di epsilon. Ora, notiamo infatti che per x quadro più y quadro, che è positivo, no? Risulta che x quarto, facciamo passare la navetta spaziale sopra il nostro cielo. Ora, per x quadro y quadro che è positivo, la funzione x quarto fratto x quadro y quadro risulterà evidentemente minore o uguale di x quadro y quadro, se x quadro y quadro è positivo. Per cui diremo che in questo caso la nostra relazione qui, no, è sicuramente soddisfatta non appena risulti che x quadro di y quadro sia compreso fra 0 ed epsilon, cioè in pratica vuol dire radice di x quadro di y quadro compreso fra 0 e delta epsilon, ovvero in questo caso è radice di epsilon, e pertanto effettivamente vedete come è verificato facilmente che quel limite venga 0. Andiamo a vederne subito un altro. Verifichiamo adesso questo, la cui verifica la conosciamo. Dobbiamo verificare che il limite per xy che tende a 0,0 di 1 fratto xy con xy al quadrato sia pari a più infinito. Ricordiamo che in questo caso, nel caso in cui lambda, ve lo ricordate, tende a più infinito, ovvero lambda, in questo caso la f è divergente positivamente, comunque si fissi un k, l'ho visto, positivo, esisterà un delta k, anch'esso positivo, tale che p appartenente ad E, no? Con naturalmente sempre la distanza p0p compresa tra 0 e delta k, si abbia definitivamente nel nostro caso, no? Che f di p
sia maggiore di k, no? E Filippi minore di meno k quando diverge negativamente la funzione. Quindi dobbiamo dimostrare quello, no? Grazie all'ausilio di questo. Come abbiamo fatto prima. Allora, attenzione, anche in questo caso possiamo facilmente effettuare una maggiorazione, molto facile. Allora, prendiamo la nostra 1 fratto xy quadrato, che possiamo anche scrivere come 1 fratto x quadro y quadro. In questo caso cosa possiamo dire? Beh, sicuramente possiamo dire che questa quantità qua è maggiore o uguale del rapporto fra 2 e x quadro più y quadro al quadrato, no? Su questo non ci sono dubbi. Ora, la nostra richiesta, ovvero quello che vogliamo dimostrare, è che 1 fratto xy al quadrato, quindi anche 1 fratto x quadro y quadro, sia maggiore di k. Comunque, naturalmente, preso k, valore positivo, numero positivo, no? Ora, questa relazione però, domanda, è verificata? Beh, è certamente verificata. Ora, non appena 2 fratto x quadro più y quadro, non appena 2 fratto x quadro più y quadro al quadrato risulta essere maggiore di k. Ora, in effetti, visto che deve risultare che P0P modulus deve essere compreso fra 0 e delta k, no, abbiamo visto dalla definizione. Ora, questo, questo è subito verificato, è subito visto, visto che la radice di x quadro più y quadro è sicuramente compresa, maggiore di 0 certamente, e minore di delta k, dove delta k in questo caso non è altro che 2 su k alla 1 quarto, cioè in pratica radice quarta di 2 su k. Eccolo qua. Pertanto, anche in questo caso è facilmente dimostrato la nostra definizione. Volevo mostrarvi poi un caso in cui non vale, no? Un caso in cui non esiste il limite. Supponiamo di voler andare a fare il limite per x tendente a 0,0 di una funzione di questo tipo, che sicuramente tutti voi conoscono, no? Stiamo iniziando naturalmente dagli albori, ma poi andremo avanti con altri esempi sempre più interessanti, no? Sicuramente queste cose ve le hanno fatte vedere anche a lezione, io cercherò di farvi vedere poi in seguito qualcosa che non avete visto. Supponiamo di voler in questo caso verificare che questo limite non esiste. Vediamo perché. Allora, faccio notare che anche in questo caso, come nei casi precedenti, il punto, l'origine, è un punto in questo caso di accumulazione, no? Dell'insieme E coincidente con R2, come nei casi precedenti peraltro. Ora, in ogni intorno circolare dell'origine naturalmente esisteranno punti x, y diversi dall'origine, in cui risulta f nulla, no? Quelli sostanzialmente che stanno quali? Sull'asse delle ordinate, chiaramente, e i punti dove, quindi, dove f è 0, i punti sull'asse delle y, e i punti in cui vale 1, f vale 1, che sono i punti sull'asse delle asci, sull'asse delle x. Ora, se andassimo a applicare come operazione, un'operazione che assolutamente è illegale, che non è lecita, no? Cioè quella di sostanzialmente far tendere prima x a 0 e poi y a 0, si avrebbe come risultato 0. Se invece facciamo tendere prima y a 0 e poi x a 0, che anche in questo caso assolutamente è illegale, è sbagliato farlo, si avrebbe il valore 1 come risultato. Ma faccio notare in questo caso come evidentemente, vedete, più percorsi ci portano a valori diversi. Evidentemente è evidente come in questo caso esistono, no? Punti xy diversi dall'origine in cui risulta in un caso f uguale a 0 e in un caso f uguale a 1, rispettivamente sui punti dell'asse delle ordinate e dell'asse della asci. È provato che questo limite evidentemente non esiste. Andiamo a vedere un altro esempio ancora. Bene, per concludere questo primo video, dove stiamo iniziando a familiarizzare con i limiti, vediamo ancora una verifica. Verificare che questo limite per xy tendente a 0,0 di 4x quadro y fratto x quadro y quadro sia nullo, tende a 0. La domanda è, ma quale tecnica utilizziamo? La tecnica dei percorsi, cioè la retta passante per uscente dall'origine, coordinate polari, curva parametrica? Beh, qui dovremmo dimostrare che qualunque sia il percorso, qualunque sia il cammino, nell'arrivare a 0,0 si arriva allo stesso risultato, no? Questo abbiamo visto. Perché, come nel caso precedente, se noi abbiamo due risultati diversi, nel caso precedente avevamo la funzione che valeva 0 sull'asse delle y, valeva 1 sull'asse delle x, non va bene, il limite non esiste. Ma
diventa lunghissimo il calcolo, perché dovremo verificare tutti i vari cammini, tutti i vari percorsi. Invece in questi casi conviene applicare sicuramente la definizione di limite. Vediamo come. Beh, è sempre la solita, no? In pratica, comunque si fissa un epsilon positivo, esiste un delta epsilon positivo tale che per radice di x y quadro, per radice di x più y quadro, se riesco a dirlo, compreso fra 0 e delta epsilon, deve risultare che il modulo di 4 x quadro y fratto x quadro più y quadro meno 0, quindi il modulo sia minore strettamente di questo epsilon. Ora, andiamo a fare alcune considerazioni adesso. Ora, partiamo da sia x quadro che y quadro. Allora, intanto possiamo dire che dalla questa disuguaglianza avanza banale, sicuramente x quadro è sicuramente minore della somma x quadro più y quadro, no? Direi minore uguale, perché al massimo può essere uguale. Allora possiamo dire che dividendo ambo i membri otteniamo che il rapporto x quadro fratto x quadro più y quadro allora è sicuramente minore uguale di 1. Inoltre anche y quadro è minore uguale di x quadro più y quadro. E da cui naturalmente se andiamo a mettere la radice quadrata a ambo i membri, ricordiamo che no? Abbiamo sempre da dimostrare che noi dobbiamo in pratica rifarci a radice di x quadro più y quadro, che è p0p, la distanza compresa fra 0 e delta epsilon. Ora, se arriviamo alla radice quadrata a ambo i membri, la radice di y quadro è il modulo di y, è minore uguale, guarda caso, è la radice di x quadro più y quadro, no? Ora, a questo punto, consideriamo il modulo, proprio noi vogliamo dimostrare che noi dobbiamo avere alla fine come tesi che il modulo di 4 x al quadrato y fratto x quadro più y quadro sia minore di epsilon, comunque peso epsilon è un valore positivo a piacere, piccolo a piacere, no? Il modulo di 4 x quadro più y quadro fratto x quadro più y quadro, beh, allora, da quanto abbiamo detto, è sicuramente minore o uguale del modulo di 4y. Ma il modulo di 4y lo possiamo scrivere come il modulo di 4 per il modulo di y, ovvero 4, perché il modulo di 4 è 4, per il modulo di y. Quindi questo è sicuramente minore o uguale di 4 per il modulo di y. A sua volta, però, da quanto abbiamo scritto qui, minore o uguale di che cosa? Di 4 radice quadrata di x quadro più y quadro, no? Il modulo di y abbiamo dimostrato in maniera banalissima è minore uguale di radice di x quadro più y quadro. Allora possiamo scegliere un delta di epsilon, no? Positivo, chi può essere? Beh, conviene sceglierlo pari a direi un quarto epsilon, no? E allora avremo che il valore assoluto di 4 x quadro y fratto x quadro più y quadro è minore uguale di 4, no? Scriviamo solamente la relazione finale, è minore uguale di 4 radice di x quadro più y quadro, è a sua volta minore di che cosa? Di 4 per che cosa? Y quarti, quindi minore di epsilon. Modulo di 4 x quadro y fratto x quadro più y quadro è minore di epsilon, pertanto possiamo affermare con certezza con un bel colpo di tosse che il limite è infinitesimo, vale effettivamente 0. Avete visto che così, con un metodo abbastanza veloce, ci siamo evitati i procedimenti di provare con tutti i cammini, tutti i percorsi che dovevano dimostrarci che si arriva sempre al medesimo, allo stesso risultato, qualunque fosse il percorso per arrivare all'origine 00. Spero di essere stato chiaro in questi primi esempi facili. Non perdere il prossimo video, nel quale proseguiremo con questa applicazione. Ciao a tutti.